Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei prodotti che ho ricevuto al Sana e che sto testando appunto dal Sana. Di alcuni prodotti ho proprio delle idee chiarissime, di altri sono prime impressioni, però volevo fare un video appunto su queste cose, anche perché in genere poi è difficile, si vedono sempre video haul sul Sana, sul Cosmo Prof e quasi mai un video review di tutti i prodotti appunto visti in quei video, quindi volevo un po' racchiudervi il tutto. Allora, vorrei partire da Victor Philippe. Victor Philippe mi aveva omaggiato di una piccola box con un po' di prodotti all'interno. Ho sto utilizzando per adesso solamente un prodotto che però utilizzo ogni giorno e credo di essere più o meno a metà, è della linea Propoli il detergente intimo, questo qua. Allora, sono 250 ml di prodotto e stavo guardando, è nickel tested, certificato ICEA, ha un PAO di 6 mesi. E è un prodotto che mi sta piacendo molto. Basta poco prodotto per applicazione e la profumazione è molto buona. Di tea tree è erbosa ma non forte, non pungente, quindi sa comunque di pulito, sa di qualcosa che va a purificare, insomma mi dà questa impressione. È un prodotto che dura un bel po', io lo sto utilizzando da sola, però a pranzo ci sono sempre mia madre e mia sorella, quindi in realtà lo utilizzano anche loro, però un buonissimo prodotto. Lava molto bene, deterge molto bene, purifica, ma allo stesso tempo rimane delicato, non va ad irritare la pelle, non dà sensazioni di pruriti, quindi un prodotto perfetto. Fa tra l'altro una bella schiumetta, è un po' liquido, comunque è un buonissimo prodotto. Poi un altro prodotto di cui voglio parlarvi è il fondotinta Lepo, che è questo qua. È quello che indosso adesso. Allora, dall'anteprima mi vedo un po' più sul marroncino. In realtà, dal vivo, con la luce naturale, è del colore perfetto per la mia pelle. Proprio si va a uniformare molto bene. Al Sana mi hanno consigliato di applicarlo con il pennellino, quindi lo applico con il pennellino. È il fondotinta della linea Biosense. È un fondotinta cream to powder con olio di cocco, amido di tapioca, certificato EcoCert, Vegan OK, Nickel Tested. È un prodotto non adatto a chi ha la pelle secca. Allora, la profumazione molto gradevole, veramente molto buona, poi sul viso va a scemare, il prodotto è questo qua, ne basta pochissimo. È un prodotto stratificabile, di copertura media, poi appunto dipende da quanti strati volete mettere, io di solito ne metto uno. Copre benissimo le venuzze e i rossori, per quello è fantastico, li copre molto molto bene. L'unica cosa è che, ad esempio, in questo momento io ho il contorno del naso, questa zona qua, diciamo, dove ho gli occhiali, un pochino secca, perché mi sono soffiata il naso un po' di volte, quindi non secca dal raffreddore, però leggermente più secca rispetto al viso, e ho delle micro pellicine che non si vedono. Questo fondotinta le enfatizza, quindi se avete delle pellicine, questo fondotinta ve le fa vedere tutte, come anche le micro rughette intorno agli occhi, le enfatizza. Quindi questa è una cosa che non mi piace, però io non lo vado ad applicare nel contorno occhi, ho risolto il problema del contorno occhi. Per il resto un fondotinta meraviglioso, leggerissimo, perché sulla pelle poi non si sente, va a sparire completamente, per niente unto, per niente pesante, ha anche una buona durata. Io ho la colorazione 01
sabbia, ci sono tre colorazioni disponibili e devo dire che per ora mi sta piacendo. L'ho utilizzato tre volte, quindi per adesso sono ancora a prime impressioni, però sono buone impressioni, ecco. Passiamo ai prodotti per i capelli. Allora, prodotti di Quanticlicium sono stati i miei prodotti preferiti per quanto riguarda il Sana 2019. Ho scoperto questo marchio che mi piace tantissimo e questi prodotti sono veramente fantastici. Questo prodotto che adesso vi farò vedere è, lo tengo in doccia. Il problema poi è che entra l'acqua qua e quando voi lo andate a prendere si rovescia tutta l'acqua. Guardate, non so se ha inquadrato la faccenda, però escono litri di acqua. Io non avevo pensato a questa cosa, ho fatto il bagno. Sono anche seduta nel letto, quindi... Ah. Allora, vi dicevo, ho scoperto questo marchio al Sana. Ho provato due prodotti, più dei campioncini, e sono fantastici. Allora, da che cosa parto? Da questo. Acqua balsamo, ibisco e jojoba. È un balsamo senza risciacquo che ho acquistato io, ha una profumazione buonissima, tipo di liquirizia. Io sono tipo qua, lo utilizzo quando non utilizzo la maschera per i capelli, metto questo. Ne basta pochissimo, districa che è una meraviglia, ammorbidisce i capelli, li rende belli morbidi, profumatissimi, di appunto, liquirizia, mi ricorda la liquirizia. Buona, tipo le Haribo, ecco, è veramente un ottimo prodotto, non li va a sporcare, non li va ad appesantire, perché io ho dei capelli molto lisci, molto fini, che si appesantiscono facilmente e quindi questo assolutamente non me li va a appesantire, anzi me li rende belli, morbidi e leggeri, quindi è un prodotto fantastico, ha un po' di 6 mesi, è certificato IAB, è nickel tested, ed è buonissimo. L'altro prodotto di Quanticlicium è Vulcano, è lo scrub per il cuoio capelluto che è diventato famoso in questo periodo perché tutte si sono buttate su Vulcano. È fantastico. Allora, è adatto a chi ha un po' tutti i tipi di capelli, ma soprattutto a chi ha i capelli molto fini. Anche qua la profumazione è buonissima, non riesco però a capire. Non la collago a niente, però è buonissima, è nero, al suo interno ha dei granulini neri e ha delle microperle di oli e cere vegetali. Questi oli e queste cere vegetali con il massaggio si vanno a sciogliere e vanno a idratare il cuoio capelluto e i capelli. Allora, io ho dei capelli tendenti al grasso, si sporcano, che è una meraviglia, con una facilità incredibile. Oltre a averceli appunto fini, vi dico la verità, questo non me li va a sporcare, ad appesantire, a ungere, è veramente un ottimo prodotto. Faccio lo shampoo, prendo una noccina di questo scrub, massaggio un attimo nelle mani e poi lo applico massaggiandolo sul cuoio capelluto. I granulini si sciacquano via molto facilmente e sciacquando via il prodotto scivola appunto anche sulle lunghezze e quindi vi rimangono capelli morbidi dall'attaccatura, dal cuoio capelluto fino alle punte dei capelli. Quindi è un prodotto che sì, è per il cuoio capelluto, però poi ho visto dei benefici in realtà su tutte le lunghezze anche, quindi un buonissimo prodotto. Anche questo nickel tested, 6 mesi di PAO, certificato IAB, fantastico, ne basta pochissimo, quindi anche questo durerà molto. Poi, sempre per i capelli, ho utilizzato tre volte lo shampoo purificante della linea Coco & Co. al limone e rosmarino, vegan, naturale, senza parabeni, coloranti, SLS e SLS, di Aulina. Questi sono saponi venduti, diciamo, alla spina, quindi sfusi. È un prodotto che a me è piaciuto e sta piacendo molto. È adatto a capelli più grassi perché è purificante, ma
parte la profumazione è molto buona, mi ricorda tipo la salvia, no, il rosmarino, che stupida, si sente il rosmarino. È un buonissimo prodotto perché è vero che è purificante, ma non è sgrassante, quindi secondo me è adatto in realtà anche a chi ha capelli normali e una volta ogni tanto vuole appunto leggermente purificare. Non va appunto a sgrassare eccessivamente, questo è un bene. I capelli rimangono luminosissimi, veramente molto lucenti, leggerissimi, morbidi, puliti, non crea quell'effetto stoppa, non vanno dai capelli, non li va a seccare e non secca neanche il cuoio capelluto, non irrita assolutamente, fa una bella schiumettina, bella leggera e voluminosa e appunto basta pochissimo prodotto, è abbastanza liquido e mi sta piacendo tantissimo, quindi anche questo è un super promosso, ma in realtà di bocciati non credo di averne comunque. Poi per i capelli sto utilizzando, l'ho messo qua dentro al barattolino di La Masuna, sto utilizzando questo campioncino di shampoo, c'è anche un capello, vabbè, di shampoo della Saponaria, era una delle novità. Mi sembra questo è adatto, quello un po' adatto a tutti i capelli, adesso in questo momento mi sfugge. Allora, fa tanta schiuma, è il primo shampoo solido che vado a utilizzare nella mia vita, fa molta schiuma, io quando lo utilizzo, mentre appunto massaggio, sono sempre un po' interdetta, nel senso mi crea un effetto stoppa secco, che è una roba allucinante, mi è provata prima in testa, che ogni volta penso, oddio, adesso mi verranno talmente tanti nodi che mi devo rasare a zero capelli, perché saranno impettinabili, e quindi ogni volta quando vado a massaggiarlo su capelli ho questo pensiero, perché si sente proprio i capelli secchissimi. Una volta che vado a risciacquare, e mentre risciacquo la mano non scivola proprio sui capelli, rimane lì, non so come spiegarvelo. Una volta sciacquato via il prodotto e asciugati i capelli sono fantastici, per niente secchi, molto puliti, luminosi anche quei, leggeri, quindi è un buon prodotto, però io poi ho un po' meditato sulla faccenda, che cos'è che fa creare questo effetto secco? Il fatto che ha un sapone solido. E come le saponette, una volta lavato via il sapone, rimane quella sensazione di mani che non scivolano, quella sensazione di secchezza, ecco, che creano tutte le saponette. Questo è un sapone solido e di conseguenza anche questo lascia quella sensazione, che devo dire la verità è sgradevole, quindi è un ottimo shampoo perché poi il risultato sui capelli è molto buono, ma questa cosa della secchezza non me lo fa piacere fino in fondo, anche se è solamente temporanea, quindi è un nì. A differenza invece di questi saponi solidi, che non sono saponi, di Officina Nature, della linea Coso, io ho il bagno schiuma che ancora non ho utilizzato, ma ve l'ho fatto vedere se visto questo, e poi ho il detergente per il viso che non finisce mai, non si riduce, ecco, io lo utilizzo e questo rimane lì. La profumazione è molto buona. Qual è la differenza tra questo della Saponaria e questo qua della linea Coso di Officina Nature? Che questo è un cosmetico solido, questo è un sapone solido. Quindi questo non lascia sul viso la sensazione di secchezza che ti lasciano i saponi solidi, le saponette. Questo sì, questo no. Questo è come se fosse un detergente schiumoso, come appunto un cosmetico, con un packaging in vetro o in plastica, non c'è alcuna differenza. Fa molta schiuma, basta veramente poco prodotto, lava benissimo il viso, non lo va a seccare, non brucia gli occhi, non tira la pelle, è favoloso, secondo me è adatto a tutti i tipi di pelle, lascia la pelle bella pulita, proprio si sente che è pulita ma non la va a sgrassare. Buonissimo, veramente buonissimo, mi piace un sacco, comodo da portare in giro, però vi consiglio di portarvi una confezione
per tenerlo perché sennò diventa scomodo e poi appunto è infinito, oltre al fatto che ha un impatto ambientale zero perché non inquina. Fantastico, veramente buonissimo. Poi, per quanto riguarda sempre il viso, sto utilizzando anche questa mousse detergente di Beyond Me per pelli sensibili. Allora, la profumazione mi ricorda la mandorla, non credo che ci sia, però me lo ricorda e non mi piace moltissimo la mandorla. È un prodotto vegan, made in Italy, è certificato Ecocert, 150 ml di prodotto per un paio di 6 mesi. Fa una bella schiuma di quelle corpose, consistenti, e massaggiata sul viso. Non svanisce, ma rimane lì, lascia una sensazione durante appunto il massaggio molto molto piacevole, è proprio una coccola, a livello appunto tattile, sensoriale, è veramente fantastico, è rilassante, non lo so, proprio a sensazioni sul viso, mi piace, anche qua non brucia gli occhi, è molto delicata, ma anche molto efficace, adatta per chi ha appunto la pelle sensibile, per chi ha la pelle secca, per chi ha una pelle reattiva, ma anche per chi ha una pelle normale o mista come ce l'ho io. Veramente un buonissimo prodotto, ve lo straconsiglio, in più è in mousse, ne basta pochissimo e vi durerà una vita. L'altro prodotto di Beyond Me è questo After Tattoo, questa cremina qua che sono 50 ml, certificata Ecocert, vegan, eccetera. È un piccolo prodotto, ma ovviamente va messo solo sui tatuaggi e quindi vi durerà una vita. Io ho un tatuaggio tutta la spalla, braccio fino al gomito, ho un tatuaggio nel gomito nell'altro braccio, ho un piccolo tatuaggio qua, ne ho un altro sul polpaccio, insomma ne ho un po', e cercavo un qualcosa che mi rendesse un po' più luminosi i colori, che poi in realtà ce l'ho tutti neri, quindi un po' più luminoso il nero, più che altro che me lo facesse durare un po' di più, perché si sa che i tatuaggi piano piano sbiadiscono, scoloriscono, si allarga il colore dentro la pelle, quindi ok. Allora, nella prima applicazione sono andata a spremerlo, è uscito solamente liquido, dopodiché è uscito il burro, diciamo, quindi ho detto boh, sarà fallato. In realtà poi no, viene fuori appunto questo, è tipo un burro a vederlo così. La profumazione è fantastica. Ci sento anche un pochino il limone, non so se c'è, che gli ingredienti sono scritti molto piccoli. La profumazione è buonissima. È un burro che sembra molto denso, sembra molto solido. In realtà poi, quando si va a massaggiare, subito, immediatamente, si scioglie, si trasforma in un olio e viene assorbito immediatamente, quindi con un leggero massaggio il prodotto viene assorbito senza problemi. Lascia una profumazione buonissima e lascia la pelle setosa, vellutata, liscissima al tatto, nutrita, per niente pesante, per niente unta, quindi veramente un buonissimo prodotto, va a idratare molto bene la pelle e mi sta piacendo tanto. C'è da dire però qui, ad esempio, qui c'è scritto di ripeterlo più volte al giorno. Io lo applico una volta al giorno perché poi mi scordo di applicarlo più volte non ho voglia. Non so se ci saranno o no dei cambiamenti sui tatuaggi, non credo perché i miei tatuaggi sono molto vecchi. Questo qua sul braccio l'ho fatto tipo 10 anni fa, 10-11 anni fa, avevo 18 anni. E quindi non credo che possa migliorare in qualche modo la situazione, però già sentirmi la pelle più liscia è già un buon passo, quindi per adesso mi sta piacendo, vedremo poi i risultati sui tatuaggi quando sarò almeno a metà confezione. Poi, ultimo prodotto è questo sapone doccia a oliva e calendula, sempre di Aulina, della linea Equipo. Questo l'ho utilizzato una volta sola,
Ne basta pochissimo, io utilizzo la spugna retina, quindi ne basta poco, fa tanta schiuma anche grazie alla spugna retina. La profumazione è neutra, molto molto delicata, molto molto buono, fa tanta schiuma, lava molto bene la pelle, non la va a seccare per niente, e quindi come prima impressione mi è piaciuta. Ora aspetto a dirvi di più perché appunto vorrei testarlo più volte, l'ho utilizzato una volta sola, quindi non mi sbilancio. Nel frattempo sta passando il battello che fa il giro dei fossi. Stanno suonando le campane e c'è un elicottero. Non so se riuscite a sentirlo, però. Oddio, io le odio le campane, le odio profondamente. Allora, tra l'altro adesso hanno smesso tutte e tre insieme. Comunque, vi dicevo, vabbè. Tenetemi con le campane, molto più romantico, clacson. Comunque vi dicevo, aspetto a dirvi di più perché vorrei testarlo un pochino meglio. Quindi questi erano i prodotti di cui volevo parlarvi. Fatemi sapere se avete provato anche voi qualcosa di questi qua che vi ho fatto vedere, se volete consigliare altri prodotti, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento, e se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, in questo modo mi aiutate a crescere. E io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!